Siamo a Santa Maria con il signor Paolo che ha un figlio che frequenta la scuola media Mattia Preti. Ha cercato di Catanzaro TV per esporci un caso. Cosa è successo, signor Paolo? Niente, io il 21 mi sono recato presso la scuola che va mio figlio a prenderlo prima dell'ora di uscita perché avevo un problema in famiglia. Mi sono recato dalla bidella, dal responsabile di classe. Mi hanno detto che è impossibile prenderlo a quell'orario, che dovrei andare in presidenza a fare un colloquio o la domandina con il preside fuori scuola. Io ho detto che era impossibile, io avevo un'urgenza molto grave. Si sono rifiutati. Che ora era? Le 12:20. Quanto mancava all'uscita? Un tre quarti d'ora. E lei cosa ha fatto? Niente, io ho insistito, loro hanno telefonato lì al preside e non rispondeva nessuno. Si sono fatti l'una meno un quarto, ho minacciato che andavo a chiamare i carabinieri e il bidello mi ha risposto: ma chiami pure i carabinieri. Ho chiamato i carabinieri, che ho anche le registrazioni sul telefonino, mi hanno risposto i carabinieri da Santa Maria. Ho spiegato tutto quanto il discorso, mi hanno poi automaticamente sulla linea interpellato il 113 direttamente. Ho parlato con il 113 e mi hanno detto che stanno scendendo una pattuglia con un ufficiale, aspettando all'una e un quarto, e non arrivava nessuno. All'una e un quarto escono di scuola, non arriva ancora nessuno. All'una e 25 è arrivata questa pattuglia dicendomi che loro non possono fare niente, di rivolgermi a qualche altro istituto, a qualche altra cosa. La sua urgenza nel frattempo ormai non c'era più? No, avevo un funerale in famiglia e avevo sta fretta di farlo uscire prima per andare alle 2:30 in chiesa, insomma. Ho fatto una richiesta giusta, penso io. Era mai successo che lei sappia una cosa del genere? Ma no, io ho saputo poi tramite altri che da giorni prima e precedentemente lei si rifiuta a dare i bambini un quarto d'ora prima o una mezz'ora prima, perché dice che si deve andare in presidenza. Lei non è andato in presidenza? No, non sono andato perché io aspettavo sta pattuglia per risolvere il problema, ma non è arrivato nessuno, è arrivato dopo l'uscita, insomma. La presidenza non è all'interno di questo istituto? No, perché si tratta di un comprensivo. Dista fino a 3 chilometri, insomma. Cosa le hanno risposto in segreteria? Di aspettare che arrivava la telefonata. È successo qualche altra volta da altri genitori? Sì, sì, certo. Sì, precedentemente e il giorno successivo ancora. L'organismo d'istituto, di rappresentanza, ha mosso qualche rilievo? Niente. Ancora non si sa niente. Io so che se vanno altri genitori non gliele danno. Perché c'è questa cosa che mi sembra che ha fatto lei. Non è una cosa che è nazionale o regionale, penso che sia stata fatta da lei, di iniziativa sua, e a noi non ci sta bene una roba del genere. Noi andremo avanti finché questo signore preside si mette in regola, insomma. Perché non avete cercato un colloquio? Ecco perché parlavo dei rappresentanti di classe o di istituto. Io ho cercato di intercettare al rappresentante di classe, però non sapendo chi è ancora presso la mia classe, sto vedendo di intercettare, fare un incontro con la preside e di sistemare tante di quelle cose che non funzionano niente. Per esempio? Per esempio, tipo, il giorno, per esempio, se un giorno piove, tutte le macchine entrano dentro, con il pericolo che magari si fa un flusso di traffico, un bambino può andare sotto una macchina senza accorgersene. Secondo, c'è un problema pure di sporcigeni intorno, di erbacce, si trovano anche siringhe di droga, si trova un po' di tutto. Lei parlava anche però di un problema gita. Di un problema gita si parlava, e ve lo faccio pure vedere, hanno mandato l'invito che a maggio si farà una gita con un costo di 2,79. Ieri hanno detto che la preside
non li mandi in gita perché per altri motivi non ha detto questa motivazione valida. Solo la classe o tutto l'istituto? Seconda e terza media, di tutto l'istituto si parla. Poi ieri mio figlio si è recato a casa dicendo che i professori hanno chiesto l'invito per andare in gita, che lo rivogliono di nuovo. Non capisco il motivo. Va bene.